Ciao a tutti, io sono Luca e benvenuti in questo tutorial su come caricare, installare ed utilizzare Logmein Hamachi. Come prima cosa rechiamoci sul sito del Logmein. Se non riuscite a trovarlo, basta che cercate Hamachi direttamente su Google e sarà appunto il primo risultato che vi appare. Cliccateci, vi porterà direttamente sulla pagina dove poter scaricare il programma. Noi dovremo semplicemente cliccare su Provalo gratis. L'unica cosa che ci chiederà appunto è la registrazione. Dovremmo essere registrati al Logmein. Se siete già registrati potete fare direttamente il login da accedi. Se non siete registrati basterà mettere appunto, come vi chiede, l'email e la password che vorrete utilizzare, la password e poi la conferma della password. Come sempre fate crea account, ve lo crea subito e potrete utilizzare Hamachi. Ok, se vi dice che dovete fare degli acquisti, che dovete prendere la versione pro di Logmein, lasciate stare, non c'è bisogno, perché Hamachi ha delle limitazioni, ma è gratis ed è utilizzabile senza scadenze o altro. Quando sarete qui nel vostro pannello di controllo di Logmein, dovrete andare su Reti personali alla vostra sinistra nello schermo e fate Aggiungi client. Darà varie opzioni: installa Logmein Hamachi in questo computer, nel computer remoti, perché se avete la versione pro potrete controllare altri computer un po' come TeamViewer, oppure aggiungere un client mobile. Voi fate la prima, installa Logmein Hamachi in questo computer, selezionatela, fate continua e premete su effetto download ora. Salvate il file, scaricatelo e attendete il termine. Bene, eccoci, una volta scaricato avviate l'installer. Qui selezionate la lingua che preferite, ci sono varie scelte. Io naturalmente lascio l'italiano. Faccio avanti. Qua vi chiede se volete che vi metta un collegamento sul desktop. Spuntate questa casella, crea collegamento sul desktop. Ok, l'installazione è finita, abbiamo Hamachi. Come vedete qua io ci ho già tutto configurato, però avviando il programma vi chiederà appunto di fare il login con i dati che avete registrato prima in precedenza sul sito. Come prima cosa, se non è attivo questo pulsante, accendete. Ok, così si avvia. Adesso sto facendo la ricerca di eventuali reti o altro. Voi cliccatelo, attendete. Ovviamente non ha trovato nessuna rete, quindi mi chiede: crea nuova rete oppure partecipa a rete esistente? Se voi dovete collegarvi a un altro che ha già una rete sua, dovete fare partecipa a rete esistente. Scrivete il nome della rete con la password, cliccate su partecipa e vedrete che vi collegherete alla sua rete. Se invece dovete farla voi la rete, fate crea nuova rete da qua e vi chiederà i vari dati, ossia appunto l'ID della rete che sarebbe un nome e la password da confermare come sempre. Se voi avete già una rete e volete creare un'altra, dovete andare su rete in alto qui e selezionare, sono le stesse voci che vi appaiono, ossia crea nuova rete e partecipa a rete esistente. Noi adesso andiamo a creare una nuova rete, fate crea rete, io la voglio chiamare strafatti di bit, ci metto la password e vado a crearla. Ecco qua. Adesso ho creato la mia rete. Voi semplicemente cosa dovrete fare se volete che qualcuno si colleghi a questa rete? Dovrete dargli solo le credenziali, ossia il nome della rete e la password. Se volete eliminare la rete, basta che cliccate col destro, fate eliminare rete. Oppure se volete usare un'altra rete, che avete diverse reti, non volete farvi vedere su questa rete, basta che facciate offline e vedete che si disattiva da questa rete. Se volete potete anche chattare cliccando con apri finestra chat. E qui chattate. Ecco, una delle limitazioni appunto della prova gratuita è che possono essere collegati un massimo di 5 computer, non di più. Per questo tutorial è tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete bisogno, commentate sotto al video, chiedete pure senza problemi. E io vi saluto. Ciao!